Scacciamo tutte le maledizioni in questo video. Niente, è deodorante al muschio bianco. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e tenetevi pronti perché oggi andremo a guardare gli shorts più spaventosi di YouTube. Non sapete com'è, ogni tanto mi sveglio e dico ho voglia di spaventarmi, quindi spaventiamoci. E mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti quale shorts vi ha fatto più paura e iscrivetevi al canale se non vuoi spaventarti. Iniziamo. Oh, ma guardate che belle cose che vado a trovare in giro. Dai un'occhiata. No, grazie. Ho capito spaventarsi, ma take a look. Io sinceramente non lo voglio fare. Iniziamo col primo shorts. Vai! Questo è così spaventoso. Vediamo cos'è spaventoso. Aspetta. Che scenetta romantica, Perché? Scusami un attimo, quante visualizzazioni ha questo shorts per capire, no? 17 milioni. E sti cavoli! Complimenti! Prossimo! Video Aterador. Non ho mai visto una reazione così finta in vita mia. Aspetta, guardate, c'è un filtro che mi rende così. Oh mio Dio. Comunque non so se l'avete notato, ma in questo modo sembra essere la faccia della suora dell'evocazione. Ma che cosa dirà la gente nei commenti? Si spaventerà? Non ci crederà, appunto, lo stavo dicendo. Grandissimo. Ah, solo 57.000 visualizzazioni. Dai, su, decente. Prossimo. Oh, mamma mia, che sta succedendo qui? Gente che sta scappando dalla galera. Ma che sono i zombie? Ragazzi, spingiamo i zombie dentro. Dai, che divertente. Oh, ma sono del mestiere sti zombie. Cioè, se ne stanno fermi così, la porta è aperta. I veri zombie sfonderebbero tutto. Ma guardate, proprio si fa trascinare. Guarda quello che fa finta di... No, aiuto, no. Questo video è molto simp comunque. E dovrebbero essere shorts spaventosi. Mi sto proprio andando sotto, guardate. Prossimo. Che cos'è sta creatura? Prossimo. Questi shorts con solo 2000 like e poche visualizzazioni, secondo me, sono i più spaventosi. Sono quelli là che YouTube non vuole fare vedere alla gente, ma noi siamo qui a guardarli. Oh mio Dio, una staccionata! Mi sono preso un infarto. Oh, nulla è successo. E ringrazio che nulla è successo, che ogni volta quando accadono le cose tutti sotto nei commenti a scrivere annullo questa maledizione, annullo quell'altra maledizione. Cioè, decidetevi una volta per tutte. Prossimo. No, che bello. Poppy Playtime. Esperimento 001. Ciao. Ti conviene scappare. Non dovevi farmelo, però. Questo no. Passiamo al prossimo. Vai. Cose nascoste nelle foto. Cose spaventose nascoste nella foto. Quello probabilmente era un compagno di classe che si è messo là. I'm half crazy. Quello fa paura. Quello sì che fa paura. L'altro compagno di classe no, l'avrei fatto anche. Prossimo. Video spaventosi dell'... Tutto.
È schifo! Io so che dovrei essere spaventata, ma sto ridendo così pesantemente ora. Io non ci riderei, quindi non so se quella che mi fa più paura sei tu, Mano Country 4 for Eternity. Prossimo. Attenzione. Alieni, UFO, scuola dell'Islanda, oceano. Che bello. Quella dovrebbe essere un'astronave aliena. Bello, adesso voglio incontrare un alieno. No, non voglio essere rapito. Ragazzo, quello è un iceberg. È ancora peggio di quel che pensassi. È colpa tua se il Titanic è affondato. Prossimo. Ok, se mi metto le cuffie ascolto meglio, grazie. Un occhio, un pozzo, una luna. Hotel Transilvania. Che succede? Capelli. Capelli che si sono mossi là dietro. Non è che era un topo? Un topo con i capelli, non lo so. Da quando i topi hanno i capelli? Ok, fine. Qua invece... Niente. Io ho sentito qualcosa nell'angolo della stanza. Così io ho fatto la foto e ho visto. Troppo ferro. Dov'è il ferro? Ecco, Pingu è ciò che mi serve per annullare tutte le maledizioni. Grazie. Prossimo. Horror. Cos'è horror? Wow. Fantastico. È pieno di flora. Di flora e basta. Horror. Ma mi stai prendendo in giro? Che vuol dire? Non lo so. Avanti. Kokumage. Che ci fa la bambola di Squid Game? Ah, ti cerca. Ti sei mosso. È ancora che ti muovi. Certo che ti trova. Fine. È così. Questo era. Ok. Next. I shorts di YouTube fanno più paura di TikTok. Non lo so. C'è chi è spaventato da questa foto orribile e c'è chi ama la musica. Se la prendi sempre sul positivo per me va bene, però negativizzati. Prossimo. Momenti terrificanti di questa donna che vive nella sua casa. Pensi che tu possa fare qualcosa ora? Tipo? Wow, sicuramente c'era qualcuno dietro la porta. Oh mio Dio. Wow, la stanza è enorme. Si sarà spostata dall'altra parte. Oh mio Dio. Prossimo. Cose spaventose nascoste nelle foto. Ok. Ragazzi, questo era un meme. Quindi, era un meme. Non è una cosa spaventosa. Era un meme. Era fatto apposta per far ridere, non per far spaventare. Vediamo. Ok, qua non vedo nulla di strano a parte a sinistra. Vediamo. Sì. Ma sarà tua figlia. Poverina. Belle le tue unghie comunque, me le vorrei fare anch'io. Prossimo. Questo è il motivo never wear perché AirPods. Tu non dovresti mai lavare le AirPods. Cioè queste. Non mi dire che le AirPods hanno qualcosa di terrificante dentro. Fammi vedere. 5th 2020, a man bought a brand new pair of AirPods. Ok, un uomo aveva comprato un nuovo paio di AirPods. Super excited, so he started wearing them immediately. Super entusiasta, ha iniziato ad indossarle immediatamente. Old man named Zane was on a phone call with his AirPods when they exploded. During the explosion, he took the AirPod out immediately. After going to the doctors, they immediately noticed it caused the skin in his ear to rupture. He also suffered. Ok, quindi lui indossava queste cuffie, dopo una chiamata, i sono esplose.
che c'entra il fatto che abbia lavato le AirPods se dice che neanche le ha lavate? Non ho capito perché. Io direi di vedere gli ultimi video spaventosi per vedere quello che accadrà. Ah, un cagnolino. Un Huggy Wuggy gigante. Are you ready? No, non mangiarlo. January. No, God, please, no! 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 Huggy Wuggy, che hai fatto? Ovviamente è finto, YouTube, non mi togliere il video. È finto, ok? Finto. Ok ragazzi, io direi che questo video sui shorts paurosi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un sacco di pollici in su. Qua il vostro Lorenzist è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao.